fare. Grazie. Allora cominciamo con Marcello Flores e diciamo il Novecento lo possiamo definire come secolo di genocidi. In realtà i genocidi ci sono stati anche in epoche precedenti, però il Novecento è il secolo in cui diciamo si definisce il genocidio come crimine, si assumono atti, si approvano carte, convenzioni che tendono a perseguirlo appunto come crimine. Quali sono, Marcello, i passaggi focali, diciamo, i nodi storiografici del Novecento su questo tema? Beh, intanto vorrei ricordare che è giusto chiamare il Novecento il secolo dei genocidi, ma dobbiamo anche chiamarlo il secolo della democrazia. All'inizio del Novecento ci sono 7-8 paesi che hanno un regime democratico, alla fine del Novecento sono 150. Uno dei grandi problemi del Novecento è proprio l'intreccio tra dinamiche che sono totalmente diverse, anche perché gli ultimi genocidi noi li abbiamo proprio negli anni 90, negli stessi anni in cui c'è l'esplosione di quella che quello studioso Huntington che vi ha ricordato prima, Remotti, in un libro molto meno discutibile nel senso più positivo secondo me, parla delle ondate di democrazia che si sono avute nel Novecento, e l'ultima è quella degli anni 90 dopo la fine della guerra fredda, e però a metà degli anni 90 abbiamo anche il genocidio dei Tutsi, abbiamo il genocidio a Srebrenica in Bosnia, e quindi questa convivenza è uno di... Io credo che possiamo, per rispondere brevemente alla tua domanda, seguire la figura di colui che inventa il termine genocidio, il giurista polacco ebreo che nel 1939 fugge dalla Polonia con l'occupazione sovietica, perché lui stava nella parte che viene occupata dall'Unione Sovietica, e scappa negli Stati Uniti, dove diventa poi cittadino americano, e che quando studiava negli anni della Prima Guerra Mondiale all'Università di Kiev, ricorda le discussioni che il suo professore di diritto insieme agli studenti faceva su un fatto che era avvenuto alla fine della guerra. Alla fine della guerra un giovane armeno a Berlino aveva ucciso Talat Pasha, che era stato il capo dei triumviri ottomani responsabili della politica governativa ma anche del genocidio contro gli armeni, e dopo averlo assassinato in strada viene arrestato, viene immediatamente processato, è uno dei primi processi della Repubblica di Weimar, quindi della nuova democrazia, e viene assolto. E gli studenti discutono con il loro professore di com'è possibile che un omicida venga assolto, e quello che si domandava Lemkin e che guiderà poi il suo processo è: ma perché si deve pretendere di mettere in discussione un atto di omicidio individuale mentre nessuno aveva mai messo in discussione l'atto di omicidio collettivo che Talat aveva fatto? La sua riflessione è su come estendere in qualche modo ai gruppi che hanno una loro identità, e qui tutto quello che avete sentito prima è utilissimo, un'identità che si autocostruiscono o che gli viene attribuita, poi ci tornerò su questo punto perché è importante, e come si possano quindi difendere e sanzionare anche da un punto di vista giuridico del diritto internazionale. Nel corso di convegni tra le due guerre lui prova a suggerire un crimine che chiama in modo molto generico il crimine di barbarie. Non se ne fa nulla, sono altre le discussioni che avvengono all'epoca, anche se bisogna dimenticare che nel periodo tra le due guerre, a livello del diritto internazionale, uno dei temi su cui più frequentemente ci si sofferma è quello delle minoranze, della tutela delle minoranze. Ma è solamente dopo la fine della guerra
che riesce, lui è nel 1944, nel libro che scrive Axis Rule of Europe, dove racconta il modo in cui i nazisti stanno dominando l'Europa proprio nel corso della guerra e come hanno iniziato la distruzione degli ebrei, che inventa questo termine genocidio mettendo insieme greco e latino e offrendo l'idea di una distruzione intenzionale di un gruppo, come dirà poi la convenzione, in quanto tale. Questo in quanto tale, e such nella formula inglese, è importantissima, perché è proprio l'essenza della differenza del genocidio rispetto a altri massacri o crimini di massa. L'idea che un gruppo, per quello che è, e qui si torna all'identità, per quello che è o per quello che gli viene attribuito, possa costituire un qualcosa da eliminare dalla società. In questa convenzione, poi ne parlerò magari più diffusamente oggi pomeriggio, Lemkin intendeva mettere anche i gruppi politici e i gruppi culturali, cosa che nella convenzione, che voglio sottolinearlo, viene approvata dalle Nazioni Unite volutamente il giorno prima dell'approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione per il Genocidio, la Convenzione per la Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio. Prevenzione viene prima, è del 9 dicembre del 48, la Dichiarazione Universale del 10 dicembre. Per l'opposizione dell'Unione Sovietica e dei paesi comunisti, i gruppi politici vengono esclusi. Per l'opposizione della Francia e della Gran Bretagna, che sono paesi ancora coloniali, ovviamente i gruppi culturali vengono esclusi, perché sennò i paesi vincitori della Seconda Guerra Mondiale avrebbero rischiato tutti quanti, tranne forse gli Stati Uniti, che però c'aveva una questione afroamericana dietro, di finire sotto la scure di questa nuova convenzione. Sì, allora per molti dei presenti questo è passato remoto, per noi è passato prossimo, noi che viviamo la nostra anzianità in questo scorcio di secolo. E quindi la seconda domanda, siccome il nostro è il laboratorio del tempo presente, è quello di chiederti un quadro delle problematiche in termini di diritti e di persecuzioni delle minoranze nel 2000. Ci sono problemi irrisolti lasciati dall'eredità del Novecento e ci sono questioni nuove probabilmente che si sono aperte in questo scorso di millennio. Ma una questione che poi probabilmente Marco potrà affrontare meglio di me, è che la mia impressione è che nella seconda metà del Novecento la religione è un elemento secondario all'interno dei massacri, delle violenze, dei genocidi. Secondario non vuol dire che non conti, ma in qualche modo, mentre appare almeno in questo scorcio del nuovo secolo con una maggiore forza, con una maggiore presenza che sembra addirittura prevalere in determinati casi. E quindi questo è un elemento, secondo me, da capire quanto questo è legato alla fine della Guerra Fredda e quindi di un sistema bipolare controllato che ha dato luogo, non come qualcuno si era illuso, che era stato pure preso sul serio in Occidente, della fine della storia, della omogenizzazione, o come qualcuno continua ancora a pensare oggi che c'è una sorta di pensiero unico che domina tutto. Oggi il mondo moderno è organizzato proprio da una multicentralità che è una sorta quasi di anarchia per certi versi, e quindi che rappresenta una perdita di ruolo e di senso della politica, che sicuramente
ha dato spazio per certi aspetti alla religione, invece alle religioni. Il tema delle minoranze è un tema che ha costituito nell'ultima parte del Novecento un elemento di sforzo anche delle Nazioni Unite, del diritto internazionale, per evidenziarne quegli aspetti che non erano presenti nella dichiarazione del 48, non c'era l'autodeterminazione dei popoli, la cosa che mancava più platealmente proprio per quello che dicevo prima sull'esistenza all'epoca del colonialismo, ma sarà solamente negli anni 80 e 90 che ci saranno le convenzioni per la difesa dei popoli indigeni e tutta una serie di difese di minoranze. In questo nuovo secolo il tema era quello della realizzazione di quei principi messi neri su bianchi e accettati, non da tutti, perché le convenzioni non sono firmate da tutti quanti. La convenzione che è stata firmata da più paesi di tutti è stata la convenzione per i diritti del fanciullo, come si chiama in italiano, con questo termine un po' pascoliano quasi, che non è stato, che è stato firmato da tutti tranne dalla Somalia, che è un paese praticamente inesistente dal punto di vista della struttura statale governativa, e dagli Stati Uniti, perché sarebbe in contrasto con la legislazione di una serie di suoi stati che ammettono, cosa che invece la Convenzione proibisce, la messa a morte di minorenni. E quindi quello era il motivo, perché la Convenzione si è obbligati a rispettarla, mentre invece le dichiarazioni si possono sottoscrivere anche se poi si lasciano così come sono. Quindi questo è il problema. Vorrei sottolineare ancora che abbiamo una, proprio negli ultimi anni, ripresa e recrudescenza di questa forte presenza del religioso all'interno del conflitto. Se pensiamo ai rapporti in campagna elettorale dopo di Trump con il Ku Klux Klan, per esempio, che ha una sua dimensione religiosa forte, al nostro attuale ministro degli interni che andava in giro con l'osario durante le elezioni, e a tanti altri aspetti. Putin che va a braccetto con il patriarca della Chiesa ortodossa in modi sempre più frequenti, Erdogan che rivendica la centralità dell'islamismo come identità turca rispetto, cioè, questo è una tematica che forse permette di passare all'altra. Sì, al professor Ventura chiedo, partiamo da un paradosso apparente naturalmente del Novecento, cioè il fatto che nelle carte costituzionali, in tutti i documenti che riguardano la cittadinanza, si afferma il principio di uguaglianza. Nello stesso tempo noi individuiamo nelle minoranze proprio l'essenza della diversità rispetto appunto a quello, diciamo, che caratterizza le maggioranze. Allora questo apparente naturalmente paradosso, come lo possiamo affrontare, come si concilia? Intanto un saluto e un grazie per questa opportunità di essere con voi, e una precisazione, anche se avete avuto probabilmente l'occasione di vedere il mio profilo: io non sono uno storico ma sono un giurista, un giurista che è specializzato nella religione. Quando noi leggiamo la Dichiarazione Universale e anche due anni dopo la Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, rispetto al religioso domina fondamentalmente un principio, che è quello per cui la condivisione dei diritti fondamentali, in quanto diritti universali, è possibile
indipendentemente non soltanto dalle ideologie politiche o dalle origini culturali, ma anche indipendentemente dalla religione o dal credo di riferimento. E allora il corrispondente di questo principio per cui io posso aderire a quei diritti indipendentemente dal fatto di essere buddista, musulmano o cristiano, cattolico, protestante, è poi che quello che è importante, semmai per me credente, è di essere libero nella mia credenza. E infatti queste due carte, la Dichiarazione Universale all'articolo 18, la Convenzione Europea all'articolo 9, come anche nello stesso periodo la Costituzione Italiana all'articolo 19, la Costituzione Indiana all'articolo 25, pongono il principio di libertà religiosa. Ora, come vedete qui, quello che domina è tutto sommato un principio da un lato di eguaglianza e da un lato di indistinzione. Non mi preoccupo di fare distinguo. È libertà per tutti, è diritti per tutti. Ecco, questo è un principio che è lì, che vale, ma è un principio che poi nel corso dei decenni è stato ritenuto insoddisfacente da chi non è riuscito, come dire, a far valere i propri interessi o ha ritenuto di non poter proteggere i propri interessi se a quella previsione non si aggiungeva qualcos'altro, qualcosa di più, in termini anche di un riconoscimento di diversità e di un riconoscimento di specificità. Quindi la storia successiva a queste grandi dichiarazioni, se vogliamo, la storia dell'applicazione di questi grandi principi è stata una storia di tensione tra la realizzazione di un principio di eguaglianza, che era tutt'altro che ovvio, tutt'altro che scontato, formulato così, perché ovviamente formulato così poi in diversi governi, in diversi paesi, è evidente che le maggioranze poi ritenevano di potersi tutelare anche delle posizioni di vantaggio rispetto alle minoranze all'interno di quel quadro. Ecco, credo che insomma chi si trovava in una posizione di maggioranza pensasse, vabbè, qui questo paese è in grande maggioranza luterano, poi se i cattolici vorranno diventare la maggioranza, perché no, o viceversa. Ecco, non che politicamente, culturalmente ci fosse un principio, come dire, di indifferenza, era che si riteneva, probabilmente si riteneva che in quel quadro ci fossero delle regole di ingaggio accettabili ad entrambe, cioè che in quel quadro di eguaglianza poi ognuno potesse combattere la sua partita. Quindi da un lato resta questo principio di eguaglianza un po' aperto poi all'azione degli attori, e dall'altro nel corso della storia si attivano battaglie per un riconoscimento di diversità, un riconoscimento di differenza. E velocemente, così poi magari c'è tempo ancora per un piccolo passaggio, questa tensione tra eguaglianza e differenza si gioca per il religioso intorno a due grandi distinzioni. La prima è appunto maggioranze o minoranze, come poi vedremo meglio anche stasera, che sono tra l'altro nel corso del Novecento fino ai nostri giorni profondamente in trasformazione. Qualcosa di un pochino più simile ad un pubblico italiano che comunque ha il cattolicesimo come riferimento. Josef Ratzinger è stato nel cattolicesimo contemporaneo un interprete sofisticato, sottile, di una oscillazione del cattolicesimo nei paesi, a partire dalla sua Baviera, in Italia, in Spagna, tra cattolicesimo maggioritario e cattolicesimo minoritario. Cioè, le grandi battaglie di Josef Ratzinger dentro la Chiesa sono: noi siamo minoranza.
noi siamo minoranza, dove eravamo maggioranza. Ecco, questo tipo di tensione lo troviamo in tante esperienze religiose. Voi sapete che anche l'islamismo politico muove dall'apostasia dei governanti musulmani, che sono venduti, sono corrotti, sono occidentalizzati, e quindi di una necessità di recupero di vera maggioranza musulmana in paesi che sono maggioranza musulmana soltanto sulla carta. Quindi una prima partita è proprio questa grande mobilità rispetto a maggioranze e minoranze, e l'altra partita è chi è religione o chi non lo è. Questa forse è una partita un pochino più recente, ma nemmeno tanto. Scientology cos'è? E poi i vegetariani cosa sono? E non, lo yoga che cos'è? Allora, non soltanto dal punto di vista di pratica sociale, ma per noi giuristi anche in termini di diritti. Un detenuto americano che volesse, in quanto semplicemente vegetariano, un pasto vegetariano, non ha diritto ad averlo. Un detenuto nello stesso carcere buddista, in quanto buddista, potrebbe averlo, perché in nome della religione si ha un diritto che in nome di altro non si ha. E questo naturalmente, come dire, contribuisce anche alla costruzione come religioso di qualcosa che potrebbe anche non essere. La seconda domanda verte sul tema della politica. Indubbiamente è un dato di fatto che nei confronti delle minoranze ci sono dei sentimenti di ostilità sociale. Le politiche governative in questo senso, anche qui una domanda che alla luce della situazione italiana è un po' retorica, però ecco, le chiedo un quadro proprio da questo punto di vista. Quali sono le responsabilità dei governi in rapporto al problema dell'ostilità sociale nei confronti delle minoranze? Intanto una cosa che può essere come dire meno evidente per i non addetti ai lavori: oggi i governi lavorano sul religioso molto spesso quasi più in chiave internazionale come strumento di politica estera e di rapporti con gli stati che non al loro interno, almeno da un punto di vista, come dire, programmatico, esplicito. Se voi chiedete al governo francese cosa stai facendo sul religioso internamente, certo, il governo francese è abituato ad avere, come dire, una progettazione, una programmazione razionale, vi possono dire qual è la politica sull'Islam, ma insomma vi diranno: vabbè, c'è la laicità, realizziamo la laicità, appunto. Lo stesso se chiedete al governo italiano: beh, ci sono le cose, cerchiamo di dialogare. Cioè, se chiedete al governo italiano e al governo francese cosa fate all'estero, c'è più decisione, c'è più facilità a parlare, perché c'è la percezione che all'estero c'è invece un deficit di libertà religiosa, ci sono persecuzioni religiose e bisogna intervenire, bisogna agire. Poi ve lo dirò oggi pomeriggio, domani viene presentato un rapporto a Bruxelles, al Parlamento Europeo, di cui sono uno degli autori, sulla libertà religiosa nel mondo, in cui, come dire, i parlamentari europei stimolano la commissione a dire al governo pakistano cosa stai facendo, al governo cinese cosa stai facendo. E qui vi faccio vedere cosa intendevo prima. Tutto formulato in termini neutrali, naturalmente: che cosa stai facendo per la libertà religiosa. Dopodiché è ovvio che il parlamentare europeo che vuole utilizzare politicamente questo strumento farà ben comprendere al suo elettorato di riferimento che il problema in Pakistan ovviamente qual è: le persecuzioni contro i cristiani. Quindi da questo punto di vista ovviamente è uno strumento che può essere giocato politicamente come una risposta ad un'opinione pubblica inquieta.
Il Parlamento europeo e la Commissione europea sono altrettanto attivi sulle politiche religiose all'interno dell'Unione? No, perché all'interno dell'Unione diventa molto più problematico. Dobbiamo cercare una convergenza sull'insegnamento della religione a scuola? Per carità, perché poi dentro ognuno dei paesi ci sono grosse tensioni su questo. Quindi una cosa che appunto voglio farvi vedere subito è che rispetto alle politiche governative c'è intanto questa grande questione di governi canaglia, di governi persecutori. Di conseguenza una dinamica internazionale in cui alcuni paesi, sì, quasi tutti i paesi fanno politiche aggressive sull'estero o di egemonia, si diceva la Turchia, ma tutti i paesi, cioè i paesi che si percepiscono come più forti nel mondo musulmano anche da un punto di vista demografico, che cosa fanno? Fanno una politica estera di potenza, di difesa dei musulmani verso gli stati occidentali, di egemonia verso gli stati musulmani. Quindi una cosa che va appunto condivisa è che quando poi sfidiamo e vediamo singoli problemi di politica religiosa anche rispetto alle minoranze, vanno collocati rispetto ai governi in questo grande quadro di forti tensioni interne e di forti difficoltà di tutti gli stati a gestire internamente ogni aspetto del religioso anche rispetto alle minoranze, e tensioni esterne e attivismo esterno sul piano di guerra. C'è tempo per un'ultima questione, credo, brevissima. E abbiamo detto prima che il Novecento è un secolo di consapevolezza e di affermazione e riconoscimento di diritti, ma diciamo che ci sono ancora molte questioni irrisolte in termini di applicazione di concreta possibilità di applicazione di questi diritti. Beh, da questo punto di vista ovviamente noi conosciamo di più, siamo più sul terreno, abbiamo una maggiore sensibilità oggi per la realtà, la realtà delle violazioni dei diritti anche delle minoranze. Questo, a questo indubbiamente corrisponde un attivismo delle organizzazioni non governative, una competenza anche delle nuove generazioni di ricercatori. C'è un mondo che si muove con una maggiore consapevolezza delle violazioni dei diritti delle minoranze. A questo corrispondono però delle grosse questioni anche rispetto al religioso su cosa vada riconosciuto come diritto ad una minoranza esattamente, no? E questo è un problema che si pone in tutti i paesi. Allora, il diritto c'è con delle formulazioni piuttosto generali, come poi queste formulazioni generali vadano tradotte o in chiave di protezione reale, perché ci sono dei casi estremi, avere un luogo di culto ad esempio, se vi si nega un luogo di culto, ecco, questa può essere considerata una violazione. Però non ci dimentichiamo che un conto è se c'è scritto in una legge non si fa una chiesa, un conto è, ad esempio nel nostro paese, la legge Lombardia o la legge Veneto, per chi di voi viene da queste regioni, che sono leggi che la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionali e che rendono estremamente difficile costruire una moschea in una delle due regioni. Quindi i problemi di implementazione dei diritti sono problemi di consenso anche politico su quale sia il contenuto effettivo dei diritti e poi di praticabilità, di realizzabilità, il che poi crea un certo contrasto anche per noi esperti che siamo sempre, come dire, sollecitati a muoverci tra i due estremi. Da un estremo ci sono macro violazioni, no? Ci sono macro violazioni, ci sono persecuzioni. È per questo che per certi aspetti è più facile lavorare sul Pakistan, molto più facile lavorare sul paese in cui un cristiano non può parlare di Allah perché è immediatamente blasfemo, è ovvio che quello è un estremo. E poi dall'altro lato però dobbiamo lavorare su aspetti estremamente specifici in cui ci sono forti tensioni sociali
in cui ci sono grandi fluttuazioni dell'azione dei governi, in cui gli strumenti giuridici molto spesso in altre lingue non dominiamo nemmeno, cambiamenti repentini e in cui indubbiamente, certo, tutti siamo d'accordo che dobbiamo concentrarci sull'applicazione dei diritti, quando poi scendiamo sul terreno, lì a Islamabad o a Milano è dura ed è complicata per tutti.